Ciao a tutti, nell'ultimo video abbiamo parlato di Beppe Grillo, mentre nel video di oggi e nel prossimo, noi di Sempre Avanti siamo intenzionati a descrivervi l'evoluzione, le idee e le critiche avanzate nei confronti del movimento fondato dal comico. Il Movimento 5 Stelle è stato fondato il 4 ottobre 2009 sulla scia dell'esperienza del movimento Amici di Beppe Grillo, attivo dal 2005 e presentatosi alle elezioni a partire dal 2008 con diverse liste civiche. Esso è un partito politico che preferisce definirsi libera associazione dei cittadini. È l'unica rappresentanza politica ufficialmente legittimata dalle idee e dalle riflessioni del comico e attivista politico Beppe Grillo, di cui sostiene le battaglie tematiche, politiche, culturali, sociali lanciate agli spettacoli teatrali dal 1993 e tramite il blog beppegrillo.it dal 2005. Per questa ragione i militanti del partito sono chiamati anche grillini. Le 5 stelle del nome tendono a simboleggiare i 5 punti al centro dell'ideologia del movimento: acqua pubblica, trasporti, sviluppo, connettività e ambiente. Il 16 luglio 2005 diversi ragazzi sono invitati da Grillo a organizzarsi fra loro come attivisti locali in contatto reciproco tramite il social network Meetup, che così diviene il loro principale mezzo di organizzazione e comunicazione, come del resto era già avvenuto negli Stati Uniti d'America tra i sostenitori democratici di Howard Dean nel 2003. Lo scopo iniziale, secondo Grillo, è quello di divertirsi, stare insieme e condividere le idee e proposte per un mondo migliore, a partire dalla propria città, e discutere e sviluppare, se si crede, i miei post. È subito un successo. Nascono in 2 settimane circa 40 meetup del Movimento 5 Stelle di altrettante città italiane, ma anche a Zurigo, Nizza, Parigi e Città del Messico. E qualcuno chiede già a Grillo di candidarsi alle elezioni primarie per la scelta del candidato premier dell'Unione di Centrosinistra dell'ottobre successivo. Nelle città più grandi esistono anche più di un meetup. All'interno di ognuna di queste sezioni locali si creano dei gruppi di lavoro in base ai compiti da svolgere. Gruppi come tecnologia e innovazione, ufficio stampa e comunicazione, consumo critico, studio moneta, noi inceneritori e simili. Il 17 dicembre 2005, presso il Teatro Valdocco di Torino, si svolge un primo incontro nazionale. In tale occasione Beppe Grillo e 120 rappresentanti di tutti i meetup italiani sono riuniti per iniziare un percorso comune, davanti a 200 persone. Poche ore dopo, Grillo e i suoi sostenitori manifestano contro la TAV in Val di Susa. Un secondo raduno nazionale si tiene il 26 marzo 2006 a Piacenza, dove Grillo è impegnato in una tappa del suo tour incantesimo. Dal 16 al 18 giugno 2006 si svolge a Sorrento il terzo raduno nazionale, promosso dai forum, che vede anche la partecipazione di Beppe Grillo, mentre il 2 dicembre il forum Amici di Beppe Grillo organizzano una manifestazione nazionale contro gli inceneritori a recupero energetico, termovalorizzatori, per proporre le alternative come il piano rifiuti zero e il trattamento meccanico biologico. TMB. Il 25 gennaio 2007 Grillo spiega che ormai occorre ripartire dai comuni. I partiti sono anacronistici, finiti e autoreferenziali. Per far ciò la via da seguire dovrà essere quella di esprimere liste civiche in ogni comune e arrivare così ai comuni a 5 stelle. Una stella per l'energia, una per la connettività, una per l'acqua, una per la raccolta rifiuti, una per i servizi sociali. E lì si ispira l'idea promossa dall'Associazione Comuni Virtuosi. Il 3 febbraio a Genova si svolge il quarto raduno nazionale del movimento, presso il Teatro della Tosse, in cui Beppe Grillo ha annunciato un ruolo attivo dei meetup durante il futuro, tramite la possibilità di intervenire e di proiettare filmati su problematiche locali all'interno dello spettacolo. In quell'occasione il comico genovese modifica il programma della giornata per consentire ai cittadini dei forum meetup di dibattere un ordine del giorno autogestito, attraverso la prima sperimentazione genuina di programma partecipato online. Il 12 e 13 maggio a Perugia una delegazione di alcuni meetup decide di realizzare il sito partecipa.info, poi confluito nelle liste civiche.org e redige un documento di sintesi società civile. Il 14 luglio 2007 a Parma si svolge un altro incontro sul tema della partecipazione politica, a cui intervengono alcuni delegati di diversi meetup, anche rappresentanti di liste civiche in democrazia partecipativa che hanno svolto campagna elettorale per le amministrative di primavera che hanno ottenuto dei seggi comunali. Viene condiviso un documento di intenti che si propone di costituire una rete di liste civiche, movimenti, associazioni e organizzazioni che prevedano al loro interno una organizzazione orizzontale non verticistica e che si riconoscono nel principio della partecipazione democratica dei cittadini. Per la prima volta vengono definiti anche degli obiettivi prioritari da seguire, che diventeranno in seguito il segno distintivo di molte liste civiche Amici di Beppe Grillo. Prevedere prioritariamente nei propri progetti e programmi politici l'istituzione dei referendum di tipo propositivo e abrogativo, di iniziativa e revisione, nonché l'elezione diretta del difensore civico.
La revisione degli statuti comunali in chiave di democrazia diretta che prevedano l'istituzione del bilancio partecipativo, la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni di pubblico interesse, il mandato vincolato per gli amministratori pubblici e i metodi deliberativi che proseguono il massimo consenso dei partecipanti e, in caso di validazione a maggioranza, serva almeno il 2/3 dei votanti alla minoranza, il controllo e il potere di revoca o di reversibilità, tutela e valorizzazione beni comuni e o pubblici e public companies, le primarie aperte. Il 29 e 30 settembre 2007 a Lucca, circa 70 delegati di diverse unità, amici di Beppe Grillo, liste civiche locali esistenti in divenire, associazioni e comitati politici, definiscono le linee politiche identitarie, principi, etica, regole e programmi condivisibili per la costituzione di liste civiche a sovranità popolare, in democrazia diretta e partecipativa, e per una rete federativa fra le stesse, ritenuta alternativa al vigente sistema partitocratico. Il 14 giugno 2007 Beppe Grillo lancia l'idea del Vaffanculo Day, o V-Day, cioè una via di mezzo tra il V-Day dello sbarco in Normandia e V come vendetta, da tenersi il successivo 8 settembre per ricordare che dal 1943 non è cambiato niente, ieri era in fuga la nazione allo sbarco. Intanto, il 18 giugno 2007, alcuni membri di diverse unità, Roma, Salerno, Parma, Perugia, Torino, Firenze, eccetera, parteciparono a un incontro promosso dalla senatrice Franca Rame e dal coordinamento Reset Class Action National Group a sostegno dei disegni di legge per introdurre una class action efficace anche in Italia. Si arriva così al V-Day in circa 200 piazze, Grillo a Bologna. Per l'occasione si tiene anche una raccolta delle firme per 3 iniziative di legge popolare. In oltre 200 città sono stati effettuati banchetti di raccolta firme, il numero totale ha superato le 350.000 firme. Il successo spingerà Grillo il 27 ottobre a convocare un secondo V-Day sulla libertà di informazione per il 25 aprile 2008. L'evento, che mobilita decine di migliaia di cittadini, ha un forte impatto mediatico e viene coniato il termine grillismo dal giornalista Michele Serra, da allora di uso comune anche nelle riflessioni di politologi come Giovanni Sartori. È in seguito al V-Day che l'idea delle liste civiche prende una piega diversa e si fa più concreta. 29 e 30 settembre 2007 a Lucca diversi membri dei forum, sulla spinta iniziale della discussione aperta in rete il 29 novembre 2006 nel Meetup 280 e sulla scelta precedente incontro di Perugia, si radunano per discutere circa il tema rete di lista civiche in democrazia diretta. 10 ottobre Grillo dà le prime indicazioni su come creare le liste civiche ispirate ai principi della democrazia partecipativa. L'11 novembre a Ostia viene organizzato un incontro tra alcuni organizzatori, coordinatori dei meetup, che si radunano per discutere del tema della comunicazione e collaborazione dei meetup nell'organizzazione di eventi nazionali. In questo contesto è stata data l'indicazione di adottare un meetup di servizio, il 533, come luogo per la comunicazione e collaborazione orizzontale tra i meetup. Tale indirizzo viene confermato 6 giorni dopo nell'incontro nazionale dei meetup di Bologna. Il 24 gennaio 2008, mentre in Parlamento cade il governo Prodi II, Grillo annuncia che da oggi il blog fa politica attiva con un sito dedicato alle liste civiche, al cittadino che prende in mano il proprio destino, il proprio comune, la propria regione. La provincia non è contemplata perché, secondo il movimento, va abolita, per un nuovo rinascimento. Seguono quindi le regole base perché i grillini partecipano alle imminenti elezioni amministrative, con le liste certificate dallo stesso Grillo. Dal 10 febbraio Grillo inizia a coordinare il movimento con dei comunicati politici, e in quello del 15 febbraio scarta l'ipotesi di una lista grillina nazionale già alle elezioni politiche del 2008, perché ritiene che una lista civica nazionale ora e con questa legge elettorale anticostituzionale è un suicidio. 23 febbraio si tiene a Napoli il giorno del rifiuto, una giornata di informazione sulla gestione dei rifiuti e di denuncia nei confronti della cattiva gestione politica che ha infangato l'immagine dell'Italia intera e dalla disinformazione ad opera dei mass media. Alle elezioni regionali siciliane del 13 e 14 aprile, Sonia Alfano, candidata alla presidenza della regione siciliana, ottiene il 2,44% dei voti, mentre la lista collegata Amici di Beppe Grillo si ferma all'1,72%. Al Comune di Roma, la lista civica Amici di Beppe Grillo ottiene il 2,64% dei voti, pur senza eleggere alcun consigliere. Al Comune di Treviso, la lista civica Grilli Treviso ottiene il 3,64% ed elegge un consigliere. Il 28 novembre Grillo annuncia la prossima pubblicazione del simbolo delle liste civiche a 5 Stelle per le amministrative del 2009 e fissa un incontro nazionale con le liste civiche e meetup per il 31 gennaio a Firenze, poi rimandata all'8 marzo. Il 3 dicembre è reso noto il simbolo delle liste civiche a 5 Stelle. Nel logo, la V di civiche è un riferimento ai V-Day. A Bologna, il 17 febbraio, un raduno di liste civiche discute del futuro del movimento e delle successive elezioni, in particolare Sonia Alfano si consulta con la base del movimento a proposito della sua possibile candidatura al Parlamento europeo come indipendente in Italia dei Valori.
A Firenze, l'8 marzo, ha finalmente luogo l'incontro nazionale della lista civica 5 Stelle, dove Beppe Grillo presenta la carta di Firenze, ossatura comune in 12 punti del programma, del programma locale delle varie liste civiche. Nel pomeriggio una ventina di gruppi locali presentano le proprie idee e le proprie esperienze. In aprile il movimento grillino otterrà il sostegno di Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia del 2001. 26 marzo Grillo annuncia le prossime elezioni europee di voler appoggiare due persone che si presenteranno come indipendenti con Antonio Di Pietro, Vice De Magistris e Sonia Alfano. Due persone che appartengono alla storia di questo movimento. Non c'è nessuna alleanza elettorale, ma la speranza che due persone per bene, che rispondono solo alla loro coscienza, ce la presentino a Bruxelles. E sempre come indipendente per l'ITV partecipa anche il giornalista Carlo Rubbio. 22 maggio, commentando l'attività dei grillini, John Elkann dice che il grillismo abbia ormai creato una sua testata, un suo mondo di riferimento. Esiste un pubblico interessato a conoscere il suo di Beppe Grillo e al modo in cui egli racconta il suo mondo. E con questo si conclude la prima parte di questo video. Ricordate, quando la giustizia dello Stato diventa violenza, la rivoluzione del popolo diviene obbligatoria.